Mini recensione richiesta da Patreon da Nirk, che mi chiede di fare due parole su Il cattivo tenente, produzione americana, regista Belferrara del 1992. Che dire di questo film meraviglioso? Il cattivo tenente parla appunto di questo tenente. In tutto il film nessuno ha dei nomi: tenente, suora, figlio, figlio 1, figlio 2, poliziotto 1, poliziotto 2, va detto che è così praticamente. Non ci sono nomi. Comunque il nostro tenente, interpretato alla stragrande Harvey Keitel, completamente fatto, si dice infatti che Belferrara ormai ha fatto outing dicendo che lui era completamente strafatto quando girava quel film e che Harvey Keitel era più fatto di lui, e quando fece la scena della fellazio la voleva fare sul serio praticamente, perché lui era completamente fatto e non si rendeva conto di essere praticamente sul set. Al di là di queste cazzate, il film è meraviglioso, un neo-noir allucinante, la storia appunto di questo che fra droga, prostituzione, alcol, fa di tutto, una vera merda, che però rimane sconvolto appunto da un fatto, da uno stupro e da un furto in chiesa ai danni di una suora da parte di due ragazzi. Mentre lui vuole a tutti i costi scoprire questa cosa, comunque è un giocatore incallito, perde tutti i soldi, va sempre di più a rifinire la droga fino ad avere allucinazioni di Cristi, che poi Cristi non sono donne, insomma, dovete vederlo perché è un film con un finale meraviglioso, quasi inspiegabile, con quella scena appunto meravigliosa in cui Harvey Keitel prega Dio, oppure quando è sfatto completamente in nudo a mezzo alla stanza e inizia a ballare in maniera sconsiderata. Un film assoluto, Abel Ferrara, questo insieme a King of New York, per me, sono i suoi due veri capolavori totali, intoccabili. Non parlo del film di Herzog, perché secondo me col cattivo tenente non ci combina un cazzo. Questo film qui è veramente bellissimo, messa in scena scarnissima. Belferrara porta di nuovo l'indipendenza in primo piano, fotografia magistrale, montaggio eccellente, ritmo lentissimo, nel senso che stai sempre col fiato sospeso dietro a questo personaggio che è uno stronzo indescrivibile, che poi però quando incontra i ragazzi lì verrà fuori una scena meravigliosa che non vi voglio dire, perché un colpo di scena all'ultima parte, l'ultimo atto, è qualcosa di straordinario, veramente. Harvey Keitel, come ho detto, è spaziale. Questo film qui è uno dei film più belli degli anni 90, un film che mostrava tutta la capacità di una Belferrara, che appunto con questo, Fratelli King of New York, era nel periodo migliore della sua carriera, e ha stampato questa roba che vale la pena veramente di vedere, perché per me sono assolutamente capolavori, e Ferrara è un altro che va messo in lista per farci una bella monografia. Quindi grazie ancora a Nirk per avermi fatto parlare a questi due minuti di questo capolavoro che è appunto Il cattivo tenente del 1992, con un grandissimo Harvey Keitel. C'è la versione censurata e la versione non censurata come al solito, ma chiaramente ormai, grazie a buon Dio, abbiamo una bella versione Blu-ray internazionale dove poterci vedere la versione integrale del director's cut. Detto questo, Il cattivo tenente, ripeto, è un capolavoro.